Intanto grazie Beatrice per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Partiamo dal numero degli infermieri. Oggi sono iscritti agli ordini circa 460.000 infermieri. Avremo la gobba pensionistica tra 8-10 anni circa, il che vuol dire che abbiamo stimato che entro questo arco temporale lasciano il servizio in Italia circa 100.000 infermieri. Noi oggi non abbiamo la possibilità concreta di mettere nel servizio un numero così importante di infermieri, o perlomeno se li mettiamo considerando che si laureano mediamente ogni anno tra i 10 e i 12 mila infermieri, immettiamo semplicemente il turnover fisiologico. Forse. Perché il fenomeno che stiamo assistendo è un fenomeno dove, anche avendo aumentato i posti in formazione a 25.000, 24.900 quest'anno, grazie anche agli sforzi normativi che sono stati fatti, noi ci siamo trovati nella condizione che tutti questi posti non sono stati coperti, cioè i giovani non stanno scegliendo il corso di laurea in infermieristica. Non lo stanno scegliendo per tanti motivi. Quelli che lo scelgono completano il percorso formativo. Entro i 3 anni accademici di corso il 40%, un altro 25%, 30% completa il percorso formativo tra 4 e 10 anni di corso, quindi vanno fuori corso perché stanno lavorando, perché insomma abbiamo un 25% che perdiamo comunque. Quindi questi sono gli elementi concreti su cui noi dobbiamo fare delle valutazioni. È evidente che con questi numeri noi non solo non realizziamo il PNRR, ma non riusciamo neanche a far partire la rete territoriale che al di là del PNRR doveva partire ancora molto tempo fa, se pensiamo che la terza gamba del Sistema Sanitario Nazionale dell'833, attività distrettuale, attività di prevenzione e attività ospedaliera. Ovviamente la federazione si è molto interrogata su questo fenomeno. C'è sicuramente un fenomeno che è ascrivibile in termini macro a quello che ormai viene chiamato inverno demografico. Quando ho iniziato io per il mio percorso formativo eravamo 1 milione di maturandi, adesso i maturandi sono 500.000. E quindi questo significa qualcosa. È evidente che questo 500.000 oggi sceglie quei percorsi formativi che sanno, come dire, ritengono più affini al loro modo di essere, perché poi sono anche cambiate le generazioni. Quindi percorsi formativi dove sanno che c'è uno sviluppo di carriera, dove sanno che magari hanno un equilibrio vita privata e lavoro che in qualche modo è sostenibile. Tutto questo per la professione infermieristica oggi non c'è. Non c'è né uno sviluppo di carriera, perché noi abbiamo creato una professione infermieristica che è piatta, dove sono tutti uguali, 460.000 infermieri sono tutti uguali, perché mentre si è sviluppata nel tempo una minima carriera gestionale, io credo di essere l'esempio perché, insomma, alla fine, nella mia regione ho avuto modo e sto esercitando come direttore sociosanitario, ma voglio dire, non sono grandi numeri gli sviluppi dirigenziali, comunque ci sono. È evidente che i giovani non pensano allo sviluppo dirigenziale, i giovani pensano allo sviluppo di competenze specialistiche, cioè vogliono sentirsi infermieri specializzati ed essere adibiti ad un ramo specialistico, che sia l'attività di terapia intensiva, comunque l'area dell'urgenza emergenza, che sia l'attività delle cure primarie, territoriali, domiciliari, che sia l'attività medica, chirurgica. Oggi questo ancora non è esigibile, sono stati fatti degli sforzi durante questi anni. Abbiamo una legge del 43 che è praticamente inadempiuta, ma che è già anche vecchia, perché considerava l'evoluzione specialistica non solo degli infermieri, ma di tutte le professioni solo con un master di primo livello, che è un titolo che l'università per prima ci dice che non abilita a competenze e abilità diverse. Da questo punto di vista, lavorare sull'attrattività significa intanto lavorare sui modelli organizzativi dove è evidente che bisogna ridisegnare i perimetri delle professioni, perché se anche c'è una valutazione economica da fare, una valutazione economica di costi e benefici, dove probabilmente oggi ci sono attività, prestazioni e come dire, presidio di processi, governo di processi che possono essere in qualche modo assegnati a professioni sanitarie, perché ormai tutti hanno una formazione universitaria, addirittura fino ai dottorati di ricerca. Nello specifico, peraltro, per quanto riguarda la mia professione, quindi c'è bisogno di incentivare lo sviluppo verso l'alto, quindi verso delle lauree magistrali cliniche. Su questo siamo molto impegnati con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università, la Conferenza delle Regioni. Anche comitato di settore, commissione di salute. Dall'altro abbiamo bisogno però anche di far crescere una figura intermedia dal basso.
che in qualche modo vada a riproporre quel modello organizzativo che c'era fino agli anni 80, una volta si chiamava infermiere generico, adesso potremmo chiamarlo infermiere generico 2.0, non lo so, una figura dentro la filiera infermieristica formata da infermieri e da personale sanitario che lavora in equipe con gli infermieri, e allora io probabilmente posso anche ridisegnare, e parlo da ente sussidiario dello Stato, quindi parlo per sussidiare lo Stato, quindi cittadini, posso anche ridisegnare modelli organizzativi ad alta o media o bassa densità infermieristica, dove magari ho l'infermiere specialista che presidia alcuni governi particolarmente critici, l'assessment del paziente complesso, fragile, multipatologico, multicomorbido, un infermiere generalista che applica il processo assistenziale e un qualcuno che aiuta all'interno di questa equipe che si dedica all'assistenza di base. Dico questo perché i 30.000 infermieri assunti nel sistema sanitario nazionale, mi avvio a concludere, in questi 3 anni di pandemia, sono infermieri che sono stati rubati, tra virgolette, a tutto quello che è fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, in primis tutto il sistema socioassistenziale dell'RSA, dalle cooperative a tutta una serie di altri setting organizzativi e lavorativi. Non avevamo infermieri disoccupati in Italia, io li chiamavo infermieri diversamente occupati, perché poi in Italia c'è anche questa cultura che se non sei pubblico dipendente non ti senti occupato in qualche modo. Sono stati in qualche modo sottratti, sono rimaste senza queste strutture, ed è il motivo per cui in questi anni abbiamo tanto lavorato anche sul superamento del cumulo di impieghi per fare in modo di poter dare un supporto anche a questo tipo di situazioni. Però in Italia non possono esistere cittadini di serie B, ma dobbiamo anche evitare l'effetto tetto, l'effetto pavimento. In questo momento la professione infermieristica è uno uguale per tutti e uno vale uno, abbiamo bisogno di differenziare. Perché ci sono cittadini che hanno più bisogni assistenziali e dentro una pianificazione fatta dall'infermiere c'è qualcun altro che può fare, ci sono cittadini che hanno bisogno che ci sia un infermiere specialista che presidi il suo processo di cura e di assistenza. Quindi questo è uno degli motivi per cui stiamo molto lavorando, perché se non ragioniamo sull'attrattività della professione infermieristica siamo destinati a continuare a reclutare personale infermieristico dall'estero, che potrebbe non essere un male, ma il problema è che questi colleghi non arrivano dai paesi che hanno una formazione infermieristica simile a quella italiana, che peraltro, nonostante abbiamo solo 9 professori ordinari e 60 tra professori e ricercatori, è una formazione di altissimo livello, perché i nostri neolaureandi del terzo anno vengono reclutati dai trust anglosassoni, prima ancora che discutano la tesi vengono abilitati all'esercizio. Quindi i nostri li formiamo in Italia, li paghiamo in Italia e li mandiamo all'estero. E poi dopo noi stiamo andando a reclutare con modalità, a mio avviso, da rivedere e da presidiare meglio, persone che probabilmente, come dire, se nel loro paese di origine sono abilitate all'esercizio della professione, in Italia potrebbero tranquillamente forse essere di supporto agli infermieri. Ma anche questo non possiamo permetterci veramente, che i nostri cittadini abbiano professionisti di serie A e di serie B. E chiudo dicendo che queste persone, tra l'altro, fino a quando non resteranno iscritte agli ordini, perché questo prevedono i provvedimenti, non sono neanche soggetti alla magistratura deontologica. Quindi i nostri professionisti italiani sono stati obbligati a vaccinarsi, sono obbligati a fare la formazione con i crediti formativi, sono obbligati ad avere la PEC, sono obbligati ad avere la copertura assicurativa. Queste persone neanche iscritte all'ordine, non sappiamo neanche se hanno adempiuto questi doveri deontologici. Quindi credo che una revisione profonda del sistema possa in qualche modo raggiungere anche l'obiettivo di migliorare l'attrattività, fermo restando che di fondo resta sempre il problema demografico di tutto il paese. No, ti ringrazio Barbara, perché lei ha una...